Giornata di festa per i bambini delle quinte elementari di Riva, oggi assieme agli alpini. Si è svolto infatti il pranzo che conclude il momento di educazione civica portato nelle scuole, abbinato a un concorso di pittura. Sentiamo l'intervista. Allora, buongiorno telespettatori di Telegarda. Siamo nel parco del Miralago oggi con gli alpini di Riva per una festa annuale che facciamo con le quinte classi. Ma perché devo raccontarvele io queste cose quando abbiamo il capogruppo Gianni Omezzoli, capogruppo di Riva? Gianni, raccontaci di questa festa. Buongiorno a tutti. Il gruppo Alpini di Riva, oltre che alla normale attività di commemorazione che abbiamo come alpini di tutti i gruppi nelle varie giornate dell'anno, facciamo una giornata anche didattica con le scuole elementari. Le quinte classi delle scuole elementari di Varone, del Rione De Gasperi e di Riva del Garda. Sono già quasi 15 anni che facciamo questa attività didattica e ci troviamo con un concorso, di disegno. Ogni alunno scegliamo un tema didattico come il bosco che vive, l'acqua. È un concorso praticamente che viene fatto fra le varie classi e alla fine verrà nominato un vincitore. C'è una apposita nostra commissione tecnico-artistica, bella parola questa, che designerà il vincitore. Naturalmente verranno anche le autorità comunali, ma io vorrei che Gianni ci dicesse perché siamo al Miralago quest'anno. Altri anni invece eravamo in altri luoghi. Beh, fino all'anno scorso eravamo su all'eremo di Santa Maria Maddalena. Tutti gli anni facevamo il sentiero Desmissià che porta dalle foci di San Giacomo e arriva fino su all'eremo della Santa Maria Maddalena. Purtroppo per motivi di sicurezza l'eremo è stato chiuso e anche i ragazzi non hanno la possibilità di vedere questa piccola chiesetta antica. E allora abbiamo deciso di spostarsi al compendio Miralago.